saliamo al secondo piano della storica dimora della famiglia Mussolini. Nel disimpegno sul ballatoio c'è una divisa da gerarca fascista in orbace. La prima stanza che visitiamo è la camera da letto di Romano, uno dei cinque figli di Benito. Romano era un pittore di talento, una sua opera ritrae la moglie Carla che tiene tra le braccia la figlia, la piccola Rachele di appena 7 mesi. C'è la sua tastiera, Romano era anche un jazzista di fama internazionale. Nella stanza c'è anche un autoritratto di Romano. La sua maglietta di quando era figlio della Lupa reca la M di Mussolini e la dicitura GIL, Gioventù Italiana del Littorio. La camera da letto di Anna Maria suscita una grande tenerezza. Una bella foto denota un'impressionante somiglianza con i tratti somatici della mamma. La poliomielite che la colpì all'età di 7 anni la costrinse ad indossare un busto che oggi è ancora qui, nella sua stanza. La stanza di Edda, la primogenita, che morì a Roma nel 1995 e le cui spoglie riposano nella tomba di famiglia Ciano a Livorno, racconta di lei attraverso alcuni suoi effetti personali, come un asciugacapelli, un accappatoio, che forniscono un'impressione strana, quasi che il tempo si sia fermato per decenni a quando Edda abitava la casa di famiglia. Entriamo nella stanza maggiormente evocativa di Villa Carpena. La camera da letto di Benito e Rachele è un tuffo nelle emozioni più intense. Ciò che colpisce di più è la divisa che Mussolini indossava quando incontrò il cardinale Schuster a Milano. È adagiata sul letto, sul lato in cui il duce abitudinariamente dormiva. Quella divisa ha una storia. In quella fatidica giornata del 25 aprile 1945 il cardinale volle offrire a Mussolini un bicchierino di rosolio con cui il duce si macchiò il bavero della giacca. Quelle macchie sono visibili ancora oggi. Mussolini fu costretto a cambiarsi e mise la divisa in uno dei suoi bauli prima di riprendere il suo viaggio. Dopo le note vicende che seguirono, il baule che conteneva la divisa fu sottratto insieme ad altri oggetti e il suo contenuto venduto. 7 anni fa la divisa ricomparve in un'asta a Washington. Il direttore del museo fu avvisato, partecipò all'asta e si aggiudicò il prezioso cimelio per $25.000. Dopo alcuni giorni da quando il capo era tornato al suo posto in questa stanza di Villa Carpena, nello specchio della camera da letto è apparso il volto del duce. Verità? Illusione? Basta andare a Villa Carpena, alla Casa dei Ricordi, che è aperta al pubblico, e guardare con i propri occhi. Sulle pareti ci sono foto, cimeli, ricordi. Vi si può osservare, tra l'altro, una delle lettere che il duce scrisse a Padre Pio. I due avevano uno stretto rapporto epistolare. Tutto l'ambiente ha qualcosa di speciale. Basta guardarsi intorno per percepire la sensazione di trovarsi in un luogo fuori dal tempo, destinato all'eternità. È storia d'Italia, storia nostra. La soffitta di Villa Carpena è un mondo tutto da scoprire. Da qualche anno ospita un centro studi intitolato a Romano Mussolini. Fu lui ad avere l'idea di realizzare un museo dentro la storica dimora affinché tutto il suo prezioso contenuto e la sua stessa struttura non andassero perduti. Inaugurato nel 2008, possiede meravigliosi affreschi realizzati dal pittore Mirko Ambrogini. Qui possono avere accesso ricercatori, storici, studenti, anche per la redazione della propria tesi di laurea.
Lo scopo, si legge sul sito dedicato alla Casa dei Ricordi, è dare voce ad un periodo storico che scolasticamente è stato sempre manomesso. Qui i giovani che vorranno affrontare questi studi avranno a disposizione materiale dell'epoca, libri originali e un ambiente dove è possibile alloggiare e vivere immersi nella storia, respirare l'aria di Villa Carpena. Un'esperienza unica che poi premierà la tesi con una borsa di studio da 1000 euro. Vi sono salette per lo studio dove possono essere consultati numerosissimi testi, volumi specifici di ogni sorta di argomento, preziosissimi. Ci sono i registri che vengono raccolti periodicamente presso la cripta dove Benito Mussolini riposa con la sua famiglia, pensieri che giungono da ogni angolo d'Italia e del mondo, circa 9.000 ogni anno. Gli affreschi di Ambrogini sono meravigliosi, riportano momenti della storia del fascismo, oltre ad alcune frasi di Mussolini divenute famosissime. C'è la bonifica delle paludi pontine, quando in un colpo solo scomparvero malaria, paludi e zanzare per lasciare il posto a campi fertili e coltivati, a case coloniche assegnate ai contadini. La terra al popolo, perché i popoli che abbandonano la terra sono condannati alla decadenza. Quando lasciamo la casa è ormai buio, una giornata passa in fretta. Uscendo si ha la percezione di aver imparato molto, ma c'è un'altra sensazione che questa casa lascia ai suoi visitatori, una grande voglia di tornarci.